L'Aiella non sembra concedere una tregua, si è concentrata tutta sul reparto arretrato. Lo sfortunato Pellacani ne avrà per 5-6 mesi. Altresì ai margini l'acciaccato in grosso, anche se la risonanza al ginocchio ha dato esito negativo. Boben accusa invece una contusione alla tibia, retaggio del match infrasettimanale col Crotone. Lo sloveno sta meglio e a Viterbo stringerà i denti per l'emergenza convocato il 2003 della primavera Staver. Come anticipato a centrocampo prima da titolare per Luca Palmiero, mezzali Jabouà e Kraia. Davanti, pungolato a dovere da Colombo, giocherà Colai nel tridente completato dai confermatissimi Cuppone e Lescano. Colai è un giocatore che a volte dà delle risposte negative, a volte dà delle risposte positive. Quindi lui deve pensare a lavorare e diventare costante nel lavoro. A volte è come tirare la monetina ed è un peccato, perché se lui facesse questo cambio di mentalità ha delle potenzialità enormi. In generale bene la fase di non possesso. Sotto questo profilo, rispetto allo scorso campionato, il Pescara ha compiuto progressi significativi. Maggiore solidità, 2 gol subiti, nessuno su azione. Il prossimo step, migliorare la proposta di gioco, lo sviluppo della manovra. Cominciare dalla sfida sul campo del Viterbese, che Colombo presenta così. Ho visto comunque sempre una Viterbese, specie a Viterbo, e in particolar modo con l'Andria, che ha cercato di essere aggressiva, una squadra che comunque accetta i duelli individuali. Lì ci possono essere delle difficoltà nella costruzione e molti più duelli là dietro, e logicamente chi avrà la meglio potrebbe portare dalla propria parte la contesa. Viterbese priva del solo semenzato causa squalifica, torna a disposizione il difensore Riggio. Sistema di gioco 3-4-2-1. Tra le sorprese di questo avvio di stagione il giovane attaccante Simone Duffizzi, classe 2004, 2 gol contro l'Andria, 18 anni compiuti 2 giorni fa. Curiosità, nella Viterbese milita Gianmarco Nesta, classe 2000, ex Lecco e Ternana, nipote di Alessandro, campione del mondo con l'Italia di Lippi nel 2006. La probabile formazione: Fumagalli tre pali, Santoni, Ricci e l'argentino Monteagudo in difesa. Sulle fasce Nesta e Andreis, a centrocampo il rientrante Mbaye e Megelaitis, tra le linee Volpicelli e Mungo o il baby Duffizzi alle spalle di Marotta. L'allenatore, il 47enne Giacomo Filippi, ex Palermo, da calciatore difensore centrale, ha giocato in Abruzzo con Teramo in C1 nel 2006-2007 e con la Valle del Giovenco in C2 la stagione successiva. Affrontiamo il Pescara, che è una squadra, una delle candidate alla vittoria del campionato, attrezzata e completata per questo obiettivo. Sappiamo che è una squadra molto temibile in tutte le zone del campo, ma faremo una grande partita e sono sicuro che la squadra terrà il campo come si deve, senza nessun timore reverenziale. Lo scorso anno lo stadio Rocchi di Viterbo, terra di conquista, stagione travagliatissima. Appena 2 successi in campionato contro Siena e Gubbio, 8 pareggi e ben 9 KO. A fare festa anche i biancazzurri il 30 gennaio, marcatori Ferrari, Dursi e Rauti per i laziali Volpicelli. Ai play-out però la vittoria più importante sulla Fermana, condannata alla retrocessione ma successivamente ripescata. Gol del solito Volpicelli su calcio di rigore e di Oliver Urso. Dentro di noi, come dico, deve diventare un mantra il rispetto e l'umiltà di affrontare qualunque avversario. È chiaro però che deve esserci la giusta autostima per mettere in campo quelle che sono le nostre potenzialità.